Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Audio Radio FVG Nord-Est. Eccoci qua sul TG nazionale e internazionale triestino di Audio Radio. Qui presente Andrea Camerini. Seconda prova maturità 2016 al classico, una versione di Isocrate. Prima prova 2 su 10 hanno copiato bene. ISIS rivendica attentati suicidi a Sirte, uccisi soldati appostati. Ottimo. Italia con la testa alla Spagna, ma per Conte più dubbi che certezze, con la Spagna troppi diffidati, in 10 rischiano la squalifica. Ottimo, direi. L'Italia è una squadra che secondo me ha delle difficoltà tecniche, più che altro per riuscire a far giocare tutti questi enormi giocatori che abbiamo insieme come una squadra. Troppi giocatori e troppo forti, quello secondo me è il mio pensiero. Londra, killer. Joe Cox sarà processato con le regole usate per i casi di terrorismo. Ottimo. E adesso andiamo a vedere una notizia brutta per un povero animale che purtroppo non ha colpa, ma la colpa è soprattutto secondo me dei genitori. Soppresso l'alligatore che ha ucciso un bimbo a Disney World. L'animale è stato identificato attraverso la comparazione dei segni dei denti che il corpo del piccolo ritrovato dopo 18 ore, che era catturato e divorato. Gli animali devono stare nel proprio habitat, non così liberi e felici dentro un parco giochi. C'è sì, hai ragione. Buongiorno Elena. Sì, lo so che solo tu mi vuoi bene, la mia Elenina. Sì, Marco non mi vuole bene. Sì, perché Marco non mi cerca mai, invece la mia Elenina sì. Ecco, andiamo avanti col telegiornale. Questo è stato una piccola tranche per dire quanto voglio bene alla Elenina. Orrori al Parco Verde, comune di Calvano, Parco Verde, ottimo. Allora, Fortuna, madre di Antonio, accusata di omicidio volontario. Bene, mamma mia, guarda che sindaco. Turbativa d'asta, in manetta il sindaco di Abano Terme, era appena stato rieletto. Un figone con gli occhiali, là da sole, tutto palestrato, eh? È il top. Bugs troppo sexy, Italia KO, ecco la distrazione degli azzurri. Sì, bene. Roma, le prime di Virginia Raggi in fascia tricolore. Brava. Sì, che figo. Indiana Jones non si ferma, sarà una saga come Star Wars. Oddio, speriamo che continui Indiana Jones. Ecco, quel giorno in cui Lorena diede un taglio al pene del marito. Sì, andiamo a vedere subito l'anniversario, infatti, del taglio del cazzo del pene di Lorena al marito. Lorena e John Wayne Bobbitt nel 1993, l'evirazione che fece parlare il mondo intero. Il caso della donna statunitense tenne banco per mesi, mentre lui, John Wayne Bobbitt, dopo una delicata operazione di ricucitura, girò persino un film porno. La notizia fece giro del mondo e per mesi rimase al centro delle cronache, prima che il fatto stesso, poi con il processo e quindi con le prodezze di John Wayne nei panni di Stella Hard, i giornali si sbizzarrirono a
che cazzo c'è scritto? Sfrucugliare i dettagli di quanto accaduto all'ex Marine. Il taglio mentre dormiva, ha detto che lei che riprende il trofeo e lo infila nella borsetta per poi gettarlo dall'auto. Bene, lanciamo cazzi dall'auto, sì! Yeah! Ma come fai a tagliare il pisello tuo marito? Cioè, non lo so, ancora io stanotte vado a dormire e non mi ritrovo più il pene domani. Che bello! Operazione dei carabinieri, rapine in villa, sgominata la banda, 10 persone in arresto. Il delitto Rochebock, l'insegnante uccisa l'ex allievo, merito l'ergastolo. Adesso lo dici? Ma beh, fa culo. Teramo, una bimba di 5 anni sfugge alla mamma e purtroppo annega. Queste sono le disgrazie che purtroppo ogni giorno sentiamo, nella vita di tutti i giorni si hanno tutte queste notizie brutte. Ecco qua un'altra tragica gita: Arezzo travolto da una catasta di legna, muore un 12enne milanese, cioè morto praticamente spappolato da questa catasta di legno, una merda di morte. Bene, andiamo a vedere le notizie di Euro 16. Insigne irrinunciabile, Conte deve trovargli uno spazio. Ronaldo da record, il Portogallo sogna la finale. La Juve fa bottino pieno, tutti agli ottavi. Magnifique. Iniesta non teme l'Italia, siamo la Spagna. Bene, andiamo a dare le notizie di Trieste. Se riusciamo. Ecco qua. Amianto a Roiano, perfetto, cosa sapevo già, purtroppo viviamo in una città piena di amianto. 4 anni di silenzio sui pericoli del campetto di calcio. Bene, ciao mamma, ciao mamma, voglio giocare al campetto d'amianto. Dove vai, amore? A giocare nel campetto d'amianto qua dietro. Bravo amore, vai, fate i due tiri, porta a casa un po' d'amianto. Ferriera di Piazza apre il tavolo con le associazioni ambientaliste. Blablabla. Stranieri, 20.000 residenti a Trieste, che bello. E serve la comunità più numerosa. Bene, pien de serbi, magnifique. Coste son serbo? Sì, mi son serbo, mi son triestin. Ah, ma sei così pochi, ormai i triestini non esisti più. Eh sì, te hai ragione. A mare fluorescente a Muggia. E l'alga Noctiluca scintillans, il laboratorio ARPA delle acque marino-costiere, la qualità dell'aria ha rilevato in elevate concentrazioni in alcuni punti nel comune di Muggia queste alghe che rendono fluorescente il mare. Fichissimo. Bene, di piazza, che sarà il nostro di nuovo il nostro sindaco. Sport, today Berlusconi fan cool. Bene. Chiusura area caldo Ferriera in 100 giorni. Sicura sia la scelta giusta? Oggi si può dirlo senza più patemi d'animo, visto che i giochi sono fatti e che ha vinto quello che i miei concittadini hanno più votato, la chiusura della cosa caldo. E notizie così a cazzo. Ritrovato orecchino in via del monte. E chi se ne frega? Bene, se ti trovi un orecchino te lo tieni e, cioè, non lo so che notizie danno qua in sto giornale triestino. Bene, questa è una notizia che è bellissima. Allora, il 26 giugno, quindi venerdì, sabato, domenica, questa domenica la sinagoga di Trieste farà un concerto aperto a tutti per beneficenza per l'ospedale di Alin di Gerusalemme. Quindi per chi volesse visitare la sinagoga e soprattutto essere presente ad un concerto, il suono nella nostra sinagoga è il top, bellissimo, e soprattutto anche vedersi un concerto per soprattutto beneficenza fa sempre bene al cuore.
Bene, dopo queste notizie vi auguro una buona giornata, grazie dell'ascolto su Audio Radio e Fuji Nord-Est. Salutiamo la nostra Elenina, magica Elenina, e speriamo che non debba mai vedere cazzi volanti dai finestrini. E salutiamo il nostro Marco, che ci ascoltano tutti e due in diretta, speriamo anche a Marco che non gli taglino mai il pene. Grazie, buona giornata a tutti e saluti da Andrea Camerini.